Francesco Anfossi, capo redattore Economia di Famiglia Cristiana, se è un segnale finalmente di ripresa questo rispetto alla settimana davvero stressante e impegnativa che i mercati hanno vissuto, complice naturalmente quello che è successo con le banche centrali, tra la decisione della Fed di aumentare di 0,75 punti base il costo del denaro e quella della Banca Centrale Europea con la riunione di emergenza e lo scudo antispread. Possiamo finalmente dire che, insomma, forse l'ondata più alta della mareggiata è passata oppure no? No, vorremmo dirlo, ma non è così. Si tratta di, potremmo chiamarlo un rimbalzo, sì. Oppure una piccola iniezione di ottimismo vista l'ultima manovra della BCE nei confronti, mirata proprio con dei piccoli acquisti di titoli di Stato del debito italiano sovrano per ridurre lo spread, che come sapete era aumentato dopo la notizia dell'aumento dei tassi. Allora, bisogna fare un passo indietro. Se mi fai fare un piccolo storytelling, certo, per gli ascoltatori, forse la situazione è più chiara. Allora, innanzitutto dobbiamo partire dalla situazione attuale dei prezzi. I prezzi stanno aumentando in maniera vertiginosa. Oggi l'Osservatorio dell'Energia della Confcommercio ha dato alcuni dati che sono, secondo me, agghiaccianti. Se pensi che se l'anno scorso i negozi, i ristoranti, insomma gli esercizi pubblici spendevano 11 miliardi per l'energia, per la bolletta elettrica, per il gas, la luce, eccetera, quest'anno ne hanno spesi, nel 2021 ne hanno spesi 27 miliardi, quindi il raddoppio. Ti faccio qualche esempio pratico che mi sono segnato qui. Un ristorante ha aumentato la bolletta elettrica del 58%, cioè un ristorante spende 18.000 euro di bolletta all'anno, un negozio di alimentari, per dove l'energia è più necessaria, spende 40.000 euro, più 70%, un hotel 137.000 euro, un bar 10.000 euro. Allora tu capisci che i poveri ristoratori, poveri o ricchi che siano, devono ricaricano in parte sui clienti i loro prodotti e i loro servizi, e questo crea ovviamente un'impennata di inflazione. Ovviamente poi ci sono situazioni inflattive molto più complicate, l'energia, i trasporti, l'industria, le industrie che onnivore di energivore, diciamo così. E quindi c'è un problema di aumento dell'inflazione che è arrivato a picchi pazzeschi, 5-7%, 9%, 8%. E tutto questo dipende da un'inflazione che gli economisti chiamano importata. Non c'è un problema particolarmente, diciamo, legato a un'impennata dell'economia, no? Cioè, quando l'economia va bene, di solito c'è l'inflazione, quindi è quasi un segno, è un buon segno, no? Vuol dire che il paese è ripartito. In questo caso è un'inflazione importata, si dice, importata perché ovviamente dipende da fattori esogeni come principalmente la crisi del grano ucraina, la crisi ucraina, la guerra, le sanzioni alla Russia e i problemi economici legati al conflitto dell'invasione russa in Ucraina. Quindi tutto questo porta a una situazione molto grave che si chiama stagflazione, cioè stagnazione più inflazione. E quindi le banche centrali devono intervenire, se ci riescono, per cercare di frenare questo combinato disposto diabolico, infernale, che consiste in una recessione e in un'inflazione che divora gli stipendi, a partire dagli stipendi dei più poveri, no? Perché io lo dico sempre, l'inflazione è la tassa dei poveri, Dipende 800 euro al mese, 1400 euro al mese, si vede ridotto lo stipendio del 6, 7, 8%, non è come chi ne guadagna, non so, 3.000, 4.000, 5.000 o addirittura di più. Cosa fa la Banca Centrale Europea in questi casi? Le banche centrali di tutto il mondo aumentano il costo del denaro. Perché? Perché se si aumenta il costo del denaro, ovviamente gli investimenti vengono rinviati, la gente prima di comprare un prodotto ci pensa due volte, quindi si rallenta, si raffredda la corsa, diciamo, all'acquisto dei prodotti, quindi per la legge della domanda e dell'offerta bisogna non si aumentano i prezzi, no? Altrimenti la gente compra più niente. Tutto questo porta ovviamente però anche a un raffreddamento dell'economia, e quindi voi capite la difficoltà delle banche centrali europee di cercare di arrivare a un equilibrio tra il raffreddamento dell'inflazione, certo, che peraltro è lo statuto della Banca Centrale Europea, no? Nello statuto della Banca Centrale Europea l'inflazione deve essere al 2%, che è considerata un tasso di inflazione, diciamo, fisiologico. E d'altro canto deve cercare di invogliare gli investimenti e di rimettere in piedi, dopo questa infernale pandemia, l'economia.
quindi attraverso investimenti e quindi attraverso un costo del denaro non carissimo. Ecco, Francesco, sì. No. Vado avanti e poi Sì, finisco. sì, sì. C'è un problema anche legato. Perché la Banca Centrale Europea è così cauta, è così lenta? Un po', ma questa è un'opinione personale, per diciamo non una particolare celerità della Presidente Lagarde, ormai soprannominata Madame Gaffe, perché ultimamente non è che ne azzecca moltissimo, ma al di là di tutto c'è la decisione complicatissima di non danneggiare i paesi più deboli. E quali sono i paesi più deboli? Quelli che hanno un debito sovrano molto alto e quindi sono molto indebitati, Sì. come la Spagna, come l'Irlanda, come l'Italia. Certo. Quindi aumentando il costo del denaro ovviamente aumenta anche il debito, aumenta il valore del debito e quindi si rischia, non dico il fallimento perché non è proprio il caso dello Stato italiano, però si rischia che il debito sia meno sostenibile, no? Io purtroppo devo rilevare che il Financial Times ha detto recentemente tutta questa attenzione sull'Italia da parte della BCE, che ha annunciato misure cautelari proprio per frenare l'aumento dello spread, che è l'indice della sostenibilità del debito sovrano, no? Come Sì, tutti sappiamo, certo. Comincia a ricordarci il 2011. Ora, io e te nel 2011 c'eravamo e ci ricordiamo benissimo quella tempesta monetaria che si è abbattuta sull'Italia e che addirittura ha provocato la crisi di un governo di emergenza, certo. No? Attraverso il governo Monti, che poi ha massacrato anche gli italiani attraverso l'aumento delle attraverso le tasse sui sì. pensionati, lacrime, sangue. Tutto quanto. Lacrime, sudore e sangue. Sì. E quindi capite che la situazione è molto grave perché siamo sull'orlo di una situazione vicina al 2011, non lo dico io, lo dicono i giornali più autorevoli. L'America è più facilitata perché non è un'Europa a 27 stati membri, non ha al suo interno stati deboli, fa più in fretta a decidere, non ha vincoli legati all'inflazione, perché la BCE ha più vincoli per quanto riguarda il sostegno agli investimenti, per cui Jay Powell ha fatto in fretta ad aumentare i tassi. Noi abbiamo più problemi. Spero di essere stato chiaro. No, chiarissimo, anzi proprio, guarda, mi hai anticipato, Francesco, perché io volevo chiederti chi secondo te tra Fed e BCE, quindi tra Jay Powell e Lagarde, stesse affrontando meglio la situazione, chi fosse insomma più sul pezzo dal punto di vista delle tempistiche e anche dell'importanza dell'intervento, perché si contano i tempi, si contano i modi, ma mi hai già risposto insomma perché... Gli Stati Uniti, cioè è un confronto che purtroppo non possiamo fare, perché sono due situazioni molto diverse. La BCE ha a che fare con i paesi di Eurolandia, sì. Cioè quelli che aderiscono all'euro. È tutto un meccanismo molto più complicato, più collettivo, più democratico. La Fed è sola e soprattutto ha uno stile, diciamo, interventista molto molto più semplice, più favorito, può intervenire molto più velocemente. Insomma, è come paragonare un automezzo con più guidatori, diciamo, che si alternano, certo, la guida, a una Ferrari, capisci? E, insomma, è molto difficile fare un paragone. Ovviamente gli americani in questo caso sono più avvantaggiati perché hanno una maggiore possibilità di intervenire. La Lagarde, che secondo me non ha brillato, io lo dico spesso, lo scrivo anche, in questo caso ha a che fare con appunto il problema dei paesi frugali. E invece, quelli che hanno i sì. bilanci in ordine, e i paesi deboli invece che sono gravati, chiarito, da un enorme debito sovrano. Quindi prima di aumentare i tassi con i paesi deboli, insomma, bisogna pensarci due volte, no? E infatti poi è arrivata subito la riunione di emergenza, insomma, perché è una Fed che fa e disfa, o comunque cerca di, scusi, una BCE. Sì, la riunione che, di emergenza, esatto, assomiglia molto a quel whatever it takes di Mario Draghi. Di Mario, no? Draghi assomiglia, sì, più a una camomilla per rassicurare il paziente che a interventi, sì, concreti. Una, no, insomma, pare che qualcosa che si stia facendo, altrimenti le borse non avrebbero reagito in questa, esatto, maniera. Esatto, nel brevissimo termine sembra aver dato qualche risultato.
mercato, perché la comunicazione, lo sappiamo, la psicologia è importante, influenza i mercati, influenza anche il dato dello spread che è sceso notevolmente dopo aver toccato il picco nella giornata di mercoledì dei 250 punti base. Però in realtà, insomma, poi non si capisce esattamente chiaramente quali saranno le manovre di questo scudo anti-spread. Ma non lo sanno neanche loro a Francoforte, secondo me. Esatto, sì, comunque, sembra lo spread proprio, è buono, ecco, è almeno 200, mi pare, gli ultimi dati sono confortanti. Sì, sono confortanti, assolutamente. Invece, ecco, tornando dall'altra parte dell'oceano, volevo interrogarti, ecco, sul invece lo stile comunicativo di Jay Powell. Abbiamo visto quello di Christine Lagarde. Jay Powell che ha cercato di rassicurare i mercati e non solo sulla parola, insomma, lo spettro che spaventa un po' tutti, oltre a quello dell'inflazione, ovvero quello della recessione. Ha detto non è un problema che riguarda in questo momento direttamente l'economia americana, un'economia che rimane comunque solida, che si basa sui consumi che restano importanti, così come il dato sull'occupazione. Ti chiedo però, non si rischia di fare poi la stessa fine dell'inflazione, quando appunto gli istituti centrali, per tenere calmi gli animi, dicevano no, attenzione, è un problema transitorio, non è permanente, e qui la recessione, diciamo, può seguire lo stesso corso. Tutti che continuano a dire no, non è un problema che ci riguarda da vicino in questo momento, e poi magari invece l'evidenza dei fatti smentirà gli istituti centrali e Jay Powell stesso. Potrebbe succedere? Guarda, in questo momento il nemico numero uno delle economie dell'Occidente è l'inflazione. Per l'economia degli Stati Uniti ancora di più. Powell ha detto molto chiaramente, è essenziale abbassare l'inflazione, che il mercato del lavoro è molto tirato e la crescita dei prezzi è estremamente alta. Tieni conto che la Fed ha alzato i tassi dello 0,75%, sì. 75%, è la prima volta dal 94 e probabilmente a luglio replicheranno, quindi loro sono proprio a testa bassa contro l'inflazione. Il suo stile comunicativo è all'americana molto chiara, è molto chiaro, però anche Powell parla di un contesto molto incerto, e che evidentemente deriva da fattori esogeni come per esempio il conflitto russo ucraino, e ha detto saremo risoluti ma anche flessibili, che è un po' una contraddizione di termini, no? Scusa, se sei risoluto non puoi essere flessibile. In realtà è un modo che esprime le difficoltà enormi dei banchieri centrali di tutto l'Occidente, forse di tutto il mondo, non lo so, per affrontare questa crisi che è appunto stagnazione più inflazione, quindi è una difficoltà a ripartire dopo la pandemia, e aggravata da un'inflazione importata che devasta gli stipendi, devasta gli investimenti, eccetera. E quindi bisogna aspettare, si vive un po' alla giornata, no? Sì, sembrano delle banche centrali che rincorrono continuamente. Hanno aumentato i prezzi in maniera pazzesca. Lo stesso Biden ha detto i prezzi per le famiglie lo ha detto agli amministratori delegati di ExxonMobil, della Chevron, della British Petroleum America, della Shell, ha detto i prezzi sono inaccettabili. Perché poi ne approfittano anche, no? Cioè non è mica certo, detto. C'è il fenomeno speculativo, assolutamente. Intanto, molti speculano su questo conflitto, e quindi invoca poteri di emergenza per aumentare la produzione delle raffinerie, eccetera. Cioè, lo stesso Biden è sceso in campo per dire ai petrolieri: fermatevi, che questa corsa che è determinata dall'aumento dell'energia non si sa quando finirà. Ecco, ma secondo te sta aggravando i consumi delle sta aggravando tantissimo i redditi delle famiglie americane, ecco, sì, e naturalmente anche quelle europee. Ma questa situazione così complessa dal punto di vista economico sarà fatale per Biden per quanto riguarda le elezioni di midterm? Perché naturalmente il fattore economico ha un riflesso importante su quello politico. Lui si sta affidando in tutto e per tutto alle manovre di Jay Powell, che tra l'altro era stato scelto dal suo predecessore Trump, però i repubblicani potrebbero sfruttare questa situazione proprio per mettere in evidenza le grandi difficoltà della gestione Biden e dire vedete i democratici dove ci stanno portando. Guarda, le elezioni del midterm americane sono importantissime, sono quasi più importanti delle elezioni presidenziali, perché c'è un ricambio di senatori, di deputati, c'è tutta una serie di conseguenze politiche.
cui i presidenti sono attentissimi. E quindi Biden veramente, come dici tu, si sta giocando il mandato prossimo, e quindi sta facendo di tutto per rimettere in sesto l'economia. Questo conflitto ucraino, l'invasione ucraina della Russia complica le cose, ed è veramente una situazione molto complicata, no? Che Certo. ovviamente noi auspichiamo finisca con un negoziato, con la pace. Che ovviamente, oltre a riflettersi sul piano dei valori umani, delle vite umane, si dovrebbe riflettere anche sul piano dell'economia. Perché, sai, a colpi di sanzioni, se andiamo avanti a colpi di sanzioni, poi ci facciamo male tutti, no? Ah sì, anche Facciamo male alla perché. Russia, facciamo male all'Ucraina, facciamo male all'Italia, facciamo male all'Unione Europea, Eh facciamo sì. male agli Stati Uniti, facciamo male a tutti. Perché Questo è le verissimo perché sanzioni, ci io ho sono sempre anche le avuto molti dubbi notizie. sulle sanzioni, l'ho sempre detto, l'ho Sì. anche scritto, perché le sanzioni rischiano di rafforzare i regimi dittatoriali, dispotici, e di affamare il popolo, no? E la storia delle sanzioni dimostra questo. Se pensiamo a Cuba, se pensiamo alle inique sanzioni di Mussolini del 1936, se pensiamo alle riparazioni della Germania, chieste alla Germania dopo la prima guerra mondiale, che non sono sanzioni, ma è la stessa cosa sostanzialmente. Le sanzioni, sì, certo, sono uno strumento che è alternativo alla guerra per fare pressione sugli stati autoritari che fanno la guerra, ma rischiano di rivelarsi non soltanto un boomerang, ma di affamare sempre di più gente che è già affamata dalle conseguenze della guerra. Chiaro. E no, ti stavo dicendo quanto è corretto il tuo discorso anche alla luce proprio degli aggiornamenti di questa mattina con Gazprom che ha tagliato la fornitura del 50% a Eni, quindi all'Italia, la Francia non riceve più addirittura il gas russo. Insomma, questa è la reazione del paese di Vladimir Putin che è colpito appunto dalle sanzioni dell'UE e risponde con l'arma del ricatto del gas. Beh, Anche certo, non potevamo certo non aspettarci una ritorsione da questo punto di Certo, vista. però ti chiedo, l'Europa è in grado in soli 3 mesi, perché va bene che No, non è in sia. grado. Guarda, ti Ecco, anticipo già la risposta. sì. Cioè, prima che ci sia una Sì. riconversione indipendente dell'energia, passeranno degli anni. Questo lo dicono tutti, lo dicono gli esperti, i manager. Quindi non dobbiamo illuderci, certo, stiamo facendo accordi con i vari gasdotti del Con Medio Egitto, con Oriente, Israele. eccetera. Ma non, Prevede un non inverno al cioè. freddo, dunque. Ma prima dell'inverno viene l'autunno, Sì. prima dell'inverno viene l'autunno, e già l'autunno sarà durissimo, altro che autunno caldo, sarà un autunno al calor bianco, e tra l'altro non possiamo non aspettarci tensioni sociali, perché quando la povertà Certo. incalza, la gente scende in piazza. Assolutamente. Quindi la situazione è molto molto grave, e secondo il mio modesto parere di osservatore, il primo step è fermare questa devastante guerra. Insomma, chi parla di uragano economico in arrivo, ovvero mi Sì, riferisco lo alle dicono tutti, parole, esatto, lo aspettano anche di alla JP BCE, non c'è dubbio. Morgan, Ma tu non ha pensi dei che toni hanno fatto una terroristici, ma riunione? realisti. Certo, se tu pensi che la BCE non. La riunione straordinaria che ha fatto mi pare che non accadeva da non so quanti anni, l'ultima mi pare che l'hanno fatta. No, dal 2020, proprio dal momento in cui è scoppiata Ecco, la da crisi prima pandemica. dalla riunione Sì. della pandemia, no? Quella che doveva affrontare i problemi legati alla pandemia. E quindi stiamo parlando di avvenimenti, di eventi molto gravi. Certo. Va bene, Francesco, io ti ringrazio moltissimo per Grazie la a tua voi. analisi e naturalmente io ti aspetto ancora sulle fonti TV per commentare insieme le notizie Grazie. dell'attualità politica ed economica. Grazie ancora, buona Arrivederci. giornata.